osservato un minuto di silenzio per Cesare Maldini, ex calciatore del Milan e ex allenatore della nazionale, ecco il fischio d'inizio per Rigoni alla Pallo Boiasco, una partita che per la squadra di Pandiscia potrebbe portare alla salvezza. Il gioco è dinamico, ma soltanto al 23esimo un passaggio filtrante consente a Russo di tirare, ma la parata sicura di Ondero impedisce il vantaggio del Rapallo. Ci riprova al 41esimo, quando Toledo batte il calcio di punizione. La palla arriva a Benga che cerca il gol, ma di nuovo Dondero non lascia passare gli avversari. Un minuto dopo anche i gialloblu tentano di segnare, ma il tiro di Ghiglia rasenta la traversa. Inizia un secondo tempo ancora più teso, come mostrano le riprese di Carlo Casarico. Già al 7° minuto, Russo illude gli spettatori con il suo lancio in porta, che va fuori. La risposta del Ligona al 13esimo del secondo tempo non tarda ad arrivare. Ciglia mette al centro per Ghiglia, ma la palla viene respinta in calcio d'angolo. Al 30esimo Bonvissuto e Balla vengono espulsi per comportamento antisportivo. Al termine delle proteste, il calcio di punizione di Camarroto porta in vantaggio i bianconeri. Rivediamo insieme la pregevole punizione che porta Rapallo Boiasco a 0-1. Nonostante i tentativi del Ligona di recuperare, la partita si conclude con la terza vittoria consecutiva del Rapallo Boiasco in trasferta.